Il duca e la duchessa di Sussex hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi all'estero con il figlio Archie all'inizio del 2020, rinunciando anche ai loro titoli di membri attivi della famiglia reale. Meghan Markle e il principe Harry hanno cercato di istigare Mexit in un mail a Re Carlo III, ma la risposta che hanno ricevuto è andata incredibilmente male, ha affermato un corrispondente reale. Il duca e la duchessa del Sussex avevano trascorso il Natale alla fine del 2019 in Canada con il loro figlio piccolo Archie Harrison, lontano dal resto della famiglia reale. Valentine Lowe, corrispondente reale del Times, ha affermato che prima del loro ritorno dalle vacanze, Harry ha inviato un mail a suo padre, Re Carlo III, esprimendo la loro infelicità. Gli estratti sono tratti dal libro Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown di M.R. Lowe, dove affermava che l'attuale assetto non funzionava per loro e volevano andare a vivere in Nord America. Harry sembrava avere l'impressione di poter risolvere la questione via email prima che lui e Meghan tornassero a Londra il 6 gennaio, ma la risposta che hanno ricevuto avrebbe richiesto una vera conversazione familiare. Alla coppia è stato anche detto che il primo appuntamento in cui la famiglia sarebbe stata disponibile sarebbe stato più di 3 settimane dopo, il 29 gennaio, ma non è chiaro se questa inflessibilità fosse dovuta a Charles che doveva recarsi ad Davos o se la risposta fosse arrivata dal segretario privato Clive Alderton. Indipendentemente da ciò, dal punto di vista del duca e della duchessa del Sussex, questo è andato incredibilmente male e ha alimentato la narrativa che non venivano presi sul serio dalle macchine del palazzo o dal resto della famiglia. Stay.